Cari amici, buongiorno, benvenuti nella cucina di Mao. Eccoci lì, un po' d'olio d'oliva, facciamo lo spaghetto. Grazie a Neddu. Allora, vediamo un po', ragazzi. Abbiamo un po' di spaghetti qui. Eccoli là, non importa la marca. Allora, si inizia. Aglio, abbiamo un bel mazzo di prezzemolo da questa parte, eccolo qui, tagliamo un bel po', ci serve una cipolla, e si inizia, ok? Via, senza perdere tempo, vogliamo la cipolla. Come va, ragazzi? Oggi c'è un bel Cagliari Udinese. Questa sera andremo finalmente a cercare la vittoria. La cerchiamo sempre, ma questa volta si spera che arrivi, altrimenti la finiamo male. Arriva lo spaghetto. Io c'è un ricordo, eh? Ecco. La cipolla, ragazzi, la tagliamo bene, una lavatina, la tagliamo bene qua, l'olio è caldo, ecco qua, facciamo la rosolare. Benvenuti nella cucina di Mao, cari amici. Adesso facciamo una bella pasta asciutta. Allora, cosa ho fatto qui, ragazzi? Ho fatto un bel brodo di carni e verdure, carne di manzo, ha cotto per un bel paio d'ore, più di 3 ore direi. E niente, facciamo la pasta. Vediamo un po' cosa ne pensate. Mettiamo a rosolare anche 2 spicchi d'aglio. In camicia, la mattina, ecco qua, di buon mattino. Vai Dani, metti in pasta, non ricordi, eh? Yeah, no, Dani, niente, vi tocca un po' pizza, qua i bambini vogliono la pizza, dopo facciamo la pizza ai bambini. Allora, eccoci qua, facciamo rosolare un attimino la cipolla, prepariamo i pomodorini. No, mi viene tanto cucco. Quello che dà. Ragazzi, io qua ho i pomodorini secchi di Barumini, quindi ne mettiamo uno, ok, via giù. Adesso prendiamo dei pomodorini piccolini, facciamo asciugare bene, diamo una spruzzata di vino rosso alle nostre cipolle, un goccino, purtroppo non ho il vino bianco e bisogna accontentarsi. Andiamo avanti così, ancora un attimino. Bene, io inizio a lavare i pomodorini. Ecco qua. Opla, uno è caduto. Se abbiamo anche dei cipollotti,
scusate la tosse ragazzi, però purtroppo c'è questo problema. Via, tagliamo i cipollotti grossolanamente. Le cipolle devono proprio imbiondire. Poi rimuoviamo l'aglio. Ok, ecco qua i pomodorini pronti. Attenzione che non si bruci niente. Facciamo rosolare bene. Ok, allora il prezziamo verso la fine, ancora un attimino, e poi aggiungiamo la pasta. Serve il mestolo. Ecco il mestolo lì. Oh, scusate il braccio. Allora ragazzi, cosa ne pensate? In cucina con Mau qui a Londra, buon fine settimana, forza Cagliari mi raccomando. Ecco qua, fatto ingiallire bene, abbiamo messo un pochino di vino che ormai è sfumato, adesso pian piano ci aggiungo i pomodorini, sono anche sciacquati. Ecco qua, allora tagliamo i pomodorini, pezzetti, così grossolanamente, faremo una pasta capolavoro per brindare a un bel Cagliari di stasera. Dedichiamo questa pasta a Graziano Mesina. Ecco qua ragazzi. Non mettiamo peperoncino così anche i bambini possono almeno provare a assaggiarlo. Ok? E voilà. Mescolatina, adesso le cipolle hanno preso il loro colore, via. Via ragazzi, forza Cagliari. Ecco qua, prendiamo gli spaghetti. Senza esagerare. Ecco qua. Siamo in 120 grammi, dai, per due persone. Giusto un pochino, ok? Iniziamo a bagnare col brodo. Uno. Ok? Non ne mettiamo molto, ne mettiamo un po' alla volta. Facciamo le tre in ebollizione e via. Ecco qua. Va bene? Voi non ci crederete, però esce un buon piatto.
ragazzi, da questa parte abbiamo la pasta per i bimbi, andiamo a fare la pizza. Ce l'ho coperta con un canovaccio lì sul tavolo. Sta lievitando per bene. E ragazzi, allora, ecco qui. Adesso aggiungiamo un po' d'acqua. Il brodo, scusate, un acqua brodo. E facciamo andare. Pazienza, prepariamo il parmigiano, ci vuole un pochino di tempo ragazzi. Adesso io inizio a preparare anche un po' di prezzemolo, ecco qua, una bella lavata. Trittatina. Eccoci qua, adesso la pasta va, pian piano si cuoce, facciamo assorbire tutto il sughetto, facciamo una cosa bellissima ragazzi, bellissima, questa la dedico agli amici di Cagliari, ma in particolare grazie a Neddu, speriamo che venga perdonato. Ecco qua, adesso rimuoviamo l'aglio, non ce ne facciamo proprio niente, mi spicchi l'aglio in camicia e voi direte ma cos'è questa cosa, eppure un bel piatto di pasta. Ragazzi belli, hey guys, here we're making spaghetti sauce, spaghetti with a stock, we have stock from beef and veggies, then I go fresh tomatoes, spring onions, onions, sun-dried tomatoes, there we go, and now I'm cooking my pasta with the stock, yeah, slowly, slowly, take your time, add gently stock, no in one go, gently, right, there we go, now it will take a couple of minutes to cook, make sure the onions are yellowish, they're cooked, add a glass of wine, I put red wine, but white wine is better, yeah? Then I finish off with parsley, parmesan cheese, there is plenty of olive oil here. Okay, keep stirring it, check your pasta, there we go. E ragazzi, andiamo, questo è un bello spaghettino, vedete che esce una meraviglia, il brodo di carne. Hey guys, I pre-cooked obviously the stock overnight. Over 3 hours. Now it's going to take a little while to cook, but there we go. Doesn't matter, we wait. Don't put much water in one go, just let it go gently, okay? Well, the builder's coming up. Get in there guys, ragazzi, lo spaghetto dedicato a Grazianello, quindi lo spaghetto Grazianello, così inventato, così è al volo, che le salse se ne possono fare milioni. Ecco qua, sta asciugando bene, aggiungiamo ancora del brodo,
un mestolo alla volta, non di più, e via. Ok, ci mettiamo un pochetto di sale, logicamente, non troppo. Ecco qua, ragazzi, è una meraviglia, una meraviglia. Allora ragazzi, ci siamo. Quasi pronto. Ecco qua. Sul finire ci mettiamo un pezzettino di Bottariga, questa viene da Cagliari, è un pensiero di un caro amico, la Bottariga. Hey guys, this is cod eggs, they go with the pasta, the fanno, the very end, right, there we go, keep cooking, pasta is not ready yet, you know, you should judge. I'm gonna add a little bit of butter here, just a little bit. There we go, we're getting there, boys. There we go. Cooking nicely, guys. Very nice. Let's taste the salt. Alright, really good flavor. More, another spoon of stock, a bit more. We're getting to the end. Ragazzi, ci siamo quasi, ancora un paio di minuti. Ecco qua, spettacolo ragazzi, spettacolo. Un po' aggiungiamo il parmigiano. Poco, magari si aggiunge un po' alla fine, andiamo a mescolare, ok, lo spaghetto è al dente, guys, add a bit of parmesan cheese, bit of butter, scusate, coughing, COVID period, guys, God knows, I'm free COVID, but here we go, you never know, keep checking, coughing for a couple of months, no good, here we go, guys. Ragazzi, ci siamo quasi, ancora un pochino, il gioco è fatto, la Bottariga l'aggiungiamo dopo nel piatto, perché i bambini magari non piace, ragazzi, questo è un prodotto di Sardegna,
sono le uova di Muggine da Oristano, il paese, la città principe per questi prodotti. Se ne metti una spruzzatina dopo sul piatto. Opla. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi, ragazzi. Sta assorbendo bene. Tanto giusto di sale. Hey guys, we added the bottega only when we put in the plate, yeah? Just for the kids, don't add up anything yet. There we go. Two small portions, just to have a little taste. Okay guys, looks good. Maybe that. Pasta is getting to the cooking point. Almost ready. Okay. You have to make sure it's cooked. I'm not gonna taste it. I know it's not quite ready yet, but almost there. I like hard, but not too hard. Right. A couple of seconds. Parsley on top. Okay, now I switch off the flame. Okay, switch off the flame and let it go one more minute. Okay, there we go. That's done. Job is done, guys. Have a lovely weekend. Forza Cagliari, tonight we play with Udinese football team. We're gonna win. Okay, goodbye from out.